nuove scritte contro il sindaco Scarpitta e proprio in un giorno di lutto per la comunità. Parte la compilation estiva La maledizione del faraone, 7 giorni di interruzioni idriche. Presentata a Scario la app per le spiagge in sicurezza, ma pure il progetto FLAG, i porti velini. E si è conclusa la 6ª edizione del Dorothy Dream Day, sempre un giorno emozionante per la madre di Maria Dorotea. E per il calcio, ieri la presentazione di Gianluca Esposito, nuovo coach del Santa Maria. Queste sono alcune delle notizie in onda nel telegiornale di oggi. Nuove scritte contro il sindaco di Camerota, Mario Salvatore Scarpitta. Neanche il tempo di rimuovere quelle apparse soltanto qualche giorno fa lungo i muri e la galleria sulla Mingardina, che di nuovo, questa volta sulla Cilentana, ritorna la mano del dissenso. Sempre la stessa grafia e colore di vernice rossa e sempre scritte minacciose che intimano al sindaco Scarpitta di stare attento, che prima o poi la pagherà. Il fatto ha lasciato interdetti più, ma non tanto per l'insistenza delle minacce quanto per il giorno in cui sono apparse le nuove scritte. Il giorno in cui la città di Camerota aveva ben altro a cui pensare, stretta in un lutto profondo dichiarato dallo stesso sindaco per la morte tragica ed improvvisa di Federico Giuliani, i cui funerali si sono celebrati proprio nella serata di ieri nella chiesa di Sant'Alfonso di Marina di Camerota. I messaggi scritti sui muri del tratto di strada che porta allo svincolo per le marine, il capoluogo e le sue frazioni collinari erano state rimosse da un gruppo di volontari che il sindaco Mario Salvatore Scarpitta aveva ringraziato per la solerzia e il contributo non dovuto, e anche questa volta sicuramente si tornerà a cancellare le ingiurie, se non altro perché l'idea di manifestare il proprio dissenso nei confronti di un amministratore può costituire in questo modo comunque un pregiudizio pure per la cura e il decoro di una città, soprattutto per i numerosi turisti ed avventori che scelgono la Costa del Mito. La politica amministrativa di Castellabate è solo una questione di facciata. A dirlo è nuovamente il consigliere di minoranza Luigi Maurano, che di contro alla cura dei sottoservizi quali il metano e la fibra, ultimati proprio in questi giorni, oppone alcune criticità di cui non si parlerebbe, mentre il sindaco, Costabile Spinelli, sbandiererebbe risultati indipendenti dalla volontà amministrativa, come nel caso della fibra, un risultato ottenuto e finanziato dai vari governi nazionali e dalla regione nell'ottica strategica di sviluppo del Mezzogiorno. La linea per il metano, scrive il consigliere Maurano, è stata installata solo in alcune zone. Per esempio rimangono scoperte tante altre realtà come la località Buonanotte, l'Annunziata, l'intero Ogliastro Marino, a zone di Castellabate capoluogo, di Santa Maria e San Marco. Quindi la riflessione da fare è un'altra. Abbiamo vie, strade e interi quartieri che presentano da alcuni anni un manto stradale dissestato. Zone sviluppate dove non c'è nemmeno l'illuminazione pubblica e dove addirittura manca la rete fognaria. Parti del territorio abbandonate, dimenticate e non valorizzate dall'azione amministrativa. Eppure i cittadini pagano allo stesso modo i tributi locali, aumentati dall'amministrazione Spinelli. Questo è il risultato di una politica di forma invece che di sostanza. Si parla di luce a LED, continua a scrivere Maurano, quando invece ampie zone non hanno nemmeno un lampione. Si parla di metano mentre mancano le fognature. Si parla di fibra mentre viaggiamo a rilento a causa del pessimo stato delle nostre strade. E la stessa cosa, aggiunge il consigliere, succede con la sicurezza urbana e il decoro. Ricordate l'ordinanza contro coloro i quali passeggiano senza maglia? Mai applicata. E il regolamento sul bollino di qualità delle strutture extraalberghiere? Mai applicato. A quanto sembra le multe vengono fatte solo ai cittadini del comune di Castellabate. Una politica di annunci, ha concluso, di forma senza sostanza, mai chiara, che salta all'ordinario come se fosse straordinario, una politica mediocre, e di questa mediocrità non se ne può più. What's going on?
7 giorni da sabato 4 a sabato 11 tutte le interruzioni idriche sul territorio dal Cilento al Vallo di Diano. Pisciotta, Sala Consilina, Stella Cilento, Monte Corice, dal mare alla collina, dalla costa all'entroterra, per concludere la giornata di sabato 4 con la rottura della condotta del Faraone e con questa niente acqua per Ascea, Casalvelino, Centola, Monte Corice, Pisciotta, Polica, Omignano e Salento. Luglio ce n'è solo per Centola e Stella Cilento, ma si recupera il giorno dopo. Martedì il Faraone fa le bizze, la maledizione della mummia si accanisce di nuovo e sempre contro Ascea, Castelnuovo, Centola e Montecorice, e parte il Rewind. Si replica alla grande, di nuovo Rubinetti a secco a Caperota, a Rocca Gloriosa, a Pisciotta, a Stella Cilento e senza dimenticare Centola e Teggiano. Poi purtroppo il Faraone colpisce ancora e via con il Rewind. Ma il Faraone è parecchio arrabbiato e il giorno dopo, ieri 10 luglio, ritorna a sbuffare e riparte la Top 10, la compilation dell'estate 2020, senza acqua. Droni al lavoro nel comune di Capaccio Pestum, non solo per garantire maggiore sicurezza, ma anche per salvaguardare l'ambiente. È entrato in questi giorni in piena operatività, infatti, il servizio di monitoraggio aereo del territorio del comune di Capaccio Pestum. L'amministrazione lo ha affidato all'azienda Alta Prospettiva, che sta effettuando con droni del tipo Enterprise, studiati per applicazioni di tipo militare in grado di volare anche in condizioni di scarsa visibilità o nelle ore notturne. La sicurezza, ha commentato il sindaco di Capaccio Pestum, Franco Alfieri, è un bene prezioso che deve essere garantito alla comunità. Ai cittadini corretti, che sono la stragrande maggioranza, diciamo che i nostri droni contribuiranno alla serenità delle loro famiglie e delle loro imprese. Chi è abituato o intenzionato a porre in essere comportamenti dannosi all'ambiente o alla sicurezza delle persone da oggi dovrà invece pensarci due volte, anche perché se rilevati le conseguenze saranno pesantissime. Già da questi primi giorni i monitoraggi aerei stanno coprendo a campione il territorio in differenti momenti della giornata. Sotto l'occhio dei droni ci sono possibili minacce all'ambiente, a cominciare da sversamenti illeciti che possono confluire in mare. Il nuovo servizio di vigilanza sarà inoltre di supporto alle forze dell'ordine e in primo luogo alla polizia municipale nel contrasto a tentativi di furto e spaccio di stupefacenti. Infine, in questa delicata fase post-lockdown, l'utilizzo dei droni consentirà di individuare più facilmente e tenere sotto controllo eventuali assembramenti di persone. Approvato il bilancio di previsione nel comune di Santa Marina e ne è particolarmente felice il sindaco Giovanni Fortunato perché, come lui stesso ha detto, il suo comune è tra i pochi ad averlo fatto in questo particolare periodo di emergenza e a chiuderlo pure in attivo. Un consiglio comunale proficuo, dunque, ha dichiarato il sindaco di Santa Marina, Giovanni Fortunato, ma un altro punto importante è quello della rinegoziazione dei mutui, che consente un risparmio di circa 100.000 euro annui, che equivale ad un potenziale investimento infrastrutturale per la crescita del territorio nei prossimi anni, circa 5 milioni di opere pubbliche. Posso già annunciare, ha continuato il primo cittadino, che il conto consuntivo, che sarà approvato nei prossimi giorni, segnerà il grande traguardo di un avanzo di amministrazione di quasi 500.000 di euro, un risultato straordinario in un momento di grande crisi.
Questo ci permetterà di investire per offrire servizi sempre migliori ai nostri cittadini e a chi sceglie il nostro comune per trascorrere le vacanze. Per lei da quando è terminata ieri a Casa Stella la sesta edizione del Dorothy Dream Day, la manifestazione organizzata dalla famiglia di Sia nel ricordo della figlia Maria Dorotea, l'artista di Policastro Bussentino, morta tragicamente il 13 maggio del 2014 a causa di un incidente stradale in Puglia. Un evento che cade sempre nel giorno del compleanno di Maria Dorotea, il 10 luglio, ed è organizzato dall'associazione Dorothy Dream Day, in collaborazione con il comune di San Giovanni a Piro, una manifestazione che, oltre a ricordare l'artista cilentana, è legata al tema della sicurezza stradale, affrontato quest'ultimo dal sindaco del comune di San Giovanni a Piro, Ferdinando Palazzo, dal vice sindaco Pasquale Sorrentino e dal vicepresidente della Protezione Civile Giuseppe Martinelli, tutti presenti all'incontro. Siamo qui oggi a Casa Stella con Pietrina, la madre di Maria Dorotea di Sia, morta tragicamente 6 anni fa in un incidente stradale. Ecco, Casa Stella è la casa di tutti, aperta a tutti, e Pietrina fa in modo che il ricordo della figlia rimanga sempre vivo. Quanto coraggio, quanta forza ci vuole, Pietrina? Buonasera, innanzitutto voglio ringraziarvi per darmi voce, per farmi dire quello che è il progetto di Casa Stella, il luogo di Dorotea. La forza, mi chiedevi, tesoro mio, non lo so nemmeno io chi me la dà l'amore per mia figlia, il fatto di farla vivere, tesoro, sono la mamma, se non ne parlo io, chi vuoi che ne parli? E quindi voglio che la ricordino così com'era, perché chi l'ha conosciuta la conosce bene, una ragazza semplice, umile, allegra, amava la vita, amava la famiglia, era legatissima a tutti noi, come noi a lei. Quindi ha lasciato questo vuoto, ma io questo vuoto, nonostante ci sia, però cerco di riempirlo del suo amore, del suo ricordo, di com'era. E poi ci sono i suoi amici che mi stanno sempre vicino, ci siete voi, che mi aiutate a far conoscere, a far portare avanti questo progetto, che spero cresca, per far sì che Casa Stella diventi effettivamente un bel luogo per l'accoglienza di bambine, l'ha già detto anche mio marito. Cioè, noi siamo aperti a qualsiasi attività ludica nel nome e nell'amore per Dorotea. Ecco Pietrina, un altro progetto importante è quello Strade Sicure, con l'impegno del comune di San Giovanni a Piro e di altri comuni che hanno sottoscritto un protocollo d'intesa. Sì, certo, bisogna, l'ho detto, lo ripeto, è un progetto che cammina insieme, cioè quello che riguarda la sicurezza stradale e quello ludico che ricorda l'arte di Dorotea, quello che era. Anche lei era una di quelle che si impegnava, come dire, più erano, come dire, i poveri, tra virgolette, ma non mi viene il termine perché sono abbastanza, esatto, tutti quelli che più, lei era sempre presente comunque, era per la legalità, non sopportava le discriminazioni e tutto quanto, per cui non, ho perso il filo. Ecco, stiamo parlando del progetto appunto di Strade Sicure. Quindi lei l'avrebbe fatto sicuramente, anche perché lo faceva, insomma, quando sentiva, aveva perso 2 amici carissimi e lei si disperava, diceva non è giusto morire così, non è giusto morire così, intanto anche lei è morta in quella maledetta, in quel maledetto modo, diciamo. Quindi è ovvio che noi porteremo avanti questo quanto riguarda la sicurezza stradale. È un grazie veramente di cuore e di gratitudine al sindaco, al vice sindaco, alla comunità di San Giovanni, perché effettivamente mi stanno accanto e mi aiutano anche in questo, che è una cosa bellissima. Hanno sposato proprio la mia causa, mi stanno vicino, come mi stanno vicini tutti quanti, anche la stampa del posto, tutti. Quindi niente, piano piano ce la stiamo facendo, penso che Casa Stella diventerà, col vostro aiuto, il supporto di tutti, diventerà ancora di più un luogo di Dorotea, di amore e di arte.
L'incontro è terminato con la proclamazione della vincitrice della sesta edizione del contest fotografico dal titolo L'infinito ci avvolge, che è stata Valentina Cetrangolo, alla quale è andata una tela dipinta da Maria Dorotea. Vivo per lei, anch'io lo sai, e tu non esserne geloso. Lei è di tutti quelli che hanno un bisogno sempre acceso, come uno stereo in camera, di chi è da solo e adesso sa che anche per lui, per questo io vivo per lei. Costa della Masseta. E questo è il nome della nuova applicazione digitale per la fruizione delle spiagge di Scario, che è stata presentata ieri sul lungomare della Perla del Golfo di Policastro. Un progetto elaborato da tempo dal comune di San Giovanni a Piro in collaborazione con il FLAG, i Porti Velia, e che permetterà ai tanti turisti che affollano Scario di poter godere delle bellezze dell'area marina protetta della Costa degli Infreschi e della Masseta in completa sicurezza. Un'app che permetterà a tutti coloro che decideranno di trascorrere le loro giornate nel mare cristallino dell'area marina protetta di poter sapere in tempo reale in quale spiaggia potersi recare, ma sempre in sicurezza. Il comune di San Giovanni a Piro venga riconosciuto come best practice, cioè in pratica tra i molti comuni che fanno parte del FLAG, il comune di San Giovanni a Piro è stato quello che per primo è riuscito a individuare il progetto, a focalizzare quelli che erano gli obiettivi, a spendere i soldi bene, a rendicontarli tutti e ad avere già da quest'anno gli strumenti necessari per realizzare quello che era il progetto, che era un progetto di tutela e di conservazione ambientale. Questo progetto di tutela e di conservazione ambientale aveva il suo punto di diamante in quella che era un'app che era stata pensata per una tutela della natura e soprattutto delle spiagge dell'area marina protetta, che potesse essere di supporto alla biglietteria unica. Quindi di concerto col parco avevamo pensato di offrire questo software ai nostri utenti dell'area marina protetta affinché diventasse uno strumento utile per la fruizione di queste spiagge e per la difesa del territorio dalla invadenza dell'uomo. Ci siamo resi conto che questo strumento è talmente intelligente e flessibile che da una situazione di tutela ambientale è diventata una situazione di tutela umana, di quelle che possono essere le esigenze proprio dovute all'attuale pandemia dovuta al Covid-19. La app Costa della Masseta è stato uno strumento che abbiamo presentato questa sera in ordine al progetto più ampio che abbiamo condiviso con il FLAG, i Porti di Velia, area marina protetta, Costa degli Infreschi e della Masseta, la grande bellezza, aggiungendo in sicurezza, perché l'app è uno strumento che ha la capacità di razionalizzare e disciplinare l'organizzazione balneare in collaborazione con gli operatori commerciali in relazione a due dati che riguardano lo spazio come ambito perimetrico post-Covid, ovvero il carico antropico, cioè regolamentare in maniera scientifica il carico sulle spiagge, anche in riferimento al distanziamento, tutte le norme che la pandemia ha imposto. Questo è stato fatto in relazione alle disposizioni del Parco del Cilento e dell'area media protetta, ma l'app non è soltanto uno strumento di pass e di prenotazione del posto per andare in barca, ma è anche integrazione con l'offerta delle escursioni, l'offerta museale e l'offerta che riguarda il panorama completo di San Giovanni a Piro, Scario e Bosco. Ecco Pasquale, come funziona in pratica proprio l'app? Come funzionerà? La puoi scaricare dai principali siti, dai principali motori di ricerca, da Play Store e da iOS, va bene sia per Apple che per Android, oppure inquadrando il QR code che abbiamo fatto girare in questi giorni e che pubblicizzeremo ancora di più e che metteremo online sul portale del Comune San Giovanni a Piro. Quindi scaricare l'app sul cellulare e vai in interazione con quelli che sono i servizi connessi che sono quindi biglietteria, diciamo prenotazione del biglietto che però va convalidato agli imbarchi e escursioni e offerta museale. Ecco, quindi così si potrà fruire delle spiagge in piena sicurezza e tutti potranno goderne di queste bellezze. In piena sicurezza perché comunque ci saranno censiti i dati sensibili, i nominativi e le persone dichiareranno di alcune cose per cui c'è ovviamente anche un'interazione con la
sensibilità di ciascuno di noi, con il senso civico, e l'amministrazione può e deve mettere delle regole, un po' di disciplina, ma poi c'è bisogno della collaborazione di tutti. Questa sera qui a Scario per la presentazione non solo di un'app per la fruizione delle spiagge, ma di un progetto un po' più ambizioso, un po' più grande, che accosta al mare anche la cultura e tutti i beni e i giacimenti che ci sono nel comune di San Giovanni a Piro. Eh sì, perché non è possibile pensare di poter fare ancora turismo attestando, visto il sole, visto il mare, siamo un paese turistico. Occorre qualcosa di più, perché l'utenza turistica si è affinata e raffinata nel corso del tempo, le esigenze dei turisti si sono giustamente andate dislocando su un piano di sofisticazione, se vogliamo dire così, ma a me piace dire su un piano più congruo, che è quello di poter apprezzare di un luogo non solo la risorsa naturalistica, ma la storia di quel luogo, la storia civile, non meno che la storia artistica, letteraria, archeologica, come nel caso di San Giovanni a Piro. Siamo qui per la chiusura del progetto La Grande Bellezza, che fa parte della strategia dei porti di Velia, del flag dei porti di Velia. È un progetto effettivamente interessante, ricco di tante azioni e di varie componenti. E stasera abbiamo visto l'ultima parte, l'ultimo atto, la presentazione di quest'app digitale che risulterà fondamentale, soprattutto in questo periodo di emergenza post-Covid. Ecco, c'è stato un lavoro abbastanza intenso dietro, diciamo mesi di collaborazione con l'istituzione comunale di San Giovanni a Piro. Assolutamente sì, abbiamo avuto collaborazione esagerata da parte del vice sindaco di San Giovanni a Piro, che è stato solerte e sostanzialmente è stato sempre presente in tutte le fasi, dalla progettazione fino alla realizzazione, fino ad oggi. È stato effettivamente un bel lavoro e una bella soddisfazione. Ecco, un progetto ambizioso per la tutela della costa e per la tutela del territorio. Assolutamente sì, tutela dell'ambiente, tutela del territorio e soprattutto grande sinergia di tutti gli elementi, sia della strategia sia del fondo FEAMP. Questa sera a Scario c'è anche il direttore dei Flag Porti di Velia, Carmine Farnetano, sempre per la presentazione di questo progetto ambizioso che a quanto pare ha visto una sinergia istituzionale molto importante. Sì, abbiamo trovato un supporto favorevole da parte dell'amministrazione, abbiamo lavorato bene e siamo riusciti, credo, a confezionare un prodotto che potrà essere anche esportato. Non a caso abbiamo immaginato di candidarlo fra i progetti che possono rappresentare buone pratiche a livello non solo locale. E quindi abbiamo l'ambizione di poter dire che a San Giovanni e a Scario, nella fattispecie, abbiamo presentato e realizzato e presentato un progetto che ha un significato che va oltre quello che era il puro auspicio di quando si è partiti. Siamo arrivati a una condizione per la quale possiamo dire che il prodotto realizzato è utile sia per la comunità dei pescatori, degli operatori del mare, ai quali era destinato il progetto, ma soprattutto a tutti gli operatori del territorio. Torna il Night Shuttle a Castellabate, il servizio di trasporto turistico notturno che collega le marine del comune. È stata infatti riattivata anche quest'anno la navetta che tutti i venerdì, sabato e domenica di luglio e di agosto collegherà le località costiere di San Marco e di Santa Maria con il centro storico di Castellabate. La prima corsa del nuovo servizio di trasporto turistico partirà domani, domenica 12 luglio. Si tratta di un servizio promosso dal Comune di Castellabate e curato dalla società dei trasporti locale SMEC, che permetterà di raggiungere comodamente il borgo evitando l'utilizzo di mezzi propri e la ricerca di un parcheggio nel centro storico. Anche per l'estate 2020 sono previste due corse, la prima con partenza dal porto di San Marco alle 21.20, fermata in Piazza Lucia a Santa Maria alle 21.30 e arriva a Castellabate previsto per le 21.45, il secondo viaggio invece prevede la partenza da San Marco alle 22.10, una tappa a Santa Maria alle 23.45 e l'arrivo nel centro storico alle 23.55,
Per il rientro da Castellabate presso la rotonda, la prima partenza è prevista alle 21.45 e la seconda alle 23.55. Il servizio rimarrà attivo ad esclusione del 14, 15 e 16 di agosto e tutte le sere fino a domenica 30 agosto. L'organizzazione del servizio di collegamento serale quest'anno è stata particolarmente impegnativa, ha affermato l'assessore al turismo e alla cultura Luisa Maiuri, tenendo conto del protocollo di sicurezza sanitaria che la società di trasporti ha dovuto porre in essere. Anche nel corso di questa stagione, ha concluso Maiuri, un po' particolare, siamo riusciti a garantire il prosieguo di servizi turistici molto importanti per agevolare la mobilità locale. Nella splendida location del Trezene Village inizia ufficialmente la stagione del Santa Maria con la presentazione del neotecnico Gianluca Esposito, che succede a mister Gito Pirozzi, il mister della doppia promozione fino proprio quanto detto alla tanto sognata Serie D. La presentazione in presenza del direttore sportivo Alberico Guariglia e del presidente Francesco Tavassi, una presentazione sobria che però ha messo i punti cardine di quelli che devono essere, di quella che deve essere la stagione della Polisportiva. Innanzitutto la salvezza, la quota 40, come ha detto il tecnico Gianluca Esposito, ma poi dire la sua anche su tanti campi che probabilmente saranno molto difficili nella prossima Serie D. Ma sentiamo la voce dei protagonisti. Mister, primo giorno ufficiale a Santa Maria, inizia l'avventura di Gianluca Esposito in questa piazza fantastica che festeggia la prima storica stagione in D. Sì, il primo anno di Serie D, una promozione credo meritata sul campo, e adesso ci troviamo nella categoria nazionale. Un'avventura che inizia oggi, ma che immagino e spero sia che vada oltre l'annualità, vada oltre la singola stagione, perché sono venuto qua per un progetto, per programmare un biennio, un triennio che ci possa portare il più in alto possibile in questa categoria. Un progetto pluriennale, come ha detto lei, non è retorica, perché poi la dimostrazione di come piace lavorare a Santa Maria, la stessa cosa che ha fatto con Pirozzi, un allenatore retrocesso, poi il doppio salto di categoria, vuol dire che è una società che non ragiona come tante società del calcio dilettantistico, ma una società che programma, che dà tempo e aspetta i risultati. Ed è proprio questa una delle ragioni che mi ha spinto ad accettare il progetto Santa Maria, perché a parte la serietà della famiglia Tavassi, la famiglia Carrano, a parte le competenze del direttore sportivo Guariglia, ma è un progetto a medio lungo termine, cosa, come hai detto tu, rara nel calcio dilettantistico, ed è la cosa che a me mi ha attirato di più, perché a me piace costruire, piace lavorare con un gruppo di giocatori, piace seminare per poi raccogliere nel biennio, nel triennio, come abbiamo detto prima. Una squadra già forte, sono arrivati già, è arrivato già l'acquisto di maggio, la riconferma importantissima di Donato Capozzoli. Immagino che il primo obiettivo vero sia quello della salvezza, da raggiungere il prima possibile, ma dal punto di vista dell'organico invece avete già iniziato a lavorare. Sì, per quanto riguarda, innanzitutto parliamo degli obiettivi. Ci siamo posti vari step, il primo step è sicuramente quello della salvezza e speriamo di raggiungerla il prima possibile, fare la fatidica quota 40 per poi provare ad arrivare il più in alto possibile. Detto ciò, sì, è arrivato Mimmo Maggio, che è il mio fedelissimo, mio ex compagno di squadra, è un ragazzo eccezionale che ho avuto anche il piacere di allenare lo scorso anno a Nola, c'è stata la conferma di Donato e sono in piedi un bel po' di trattative, anche se sono in vacanza, quindi una settimana di vacanza c'è ben poco, perché stiamo lavorando alacremente. La sinergia col direttore è una sinergia importante e vedremo di chiudere al più presto qualche trattativa importante. Prima domanda, mister, slittano in sostanza la data dei campionati, fine settembre, cosa cambia nella mente di un allenatore, una preparazione che inizierà magari dopo e punterà magari un campionato che finiranno più tardi? Ma sinceramente io pensavo che iniziassero più tardi, quindi quando ho visto le date sono stato molto molto contento, perché in realtà non ce la facevo più, avevo voglia di allenare, di tornare sul campo, di avere rapporto con i giocatori, rapporto con il pubblico, che non si sa se ci sarà. Però non cambia niente, penso che slitteremo di una decina di giorni, alla fine slitta di 20 giorni il campionato e noi slitteremo di 10 giorni, perché poi la pausa è stata lunga, i ragazzi sono stati fermo a lungo e quindi inizieremo forse una decina di giorni prima, ma per il resto sarà tutto normale.
Ultimissima cosa, lascia la maglia della sua città, la maglia che l'ha cresciuto, rimangono comunque bei ricordi e soprattutto obiettivi raggiunti. Sì, è stata un'annata fantastica, sia da un punto di vista sportivo dei risultati, ma anche da un punto di vista emotivo. Il Nola, che è la squadra della mia città, la squadra in cui sono cresciuto calcisticamente e di cui sono tifoso, mi ha dato tantissime emozioni e tantissime soddisfazioni. Credo che insieme al mio staff, insieme al gruppo giocatori, abbiamo ripagato alla grande la fiducia concessami dalla proprietà, arrivando ottavi con la sesta squadra per media età più giovane a livello nazionale. Di queste sei, le prime cinque, due sono retrocesse, quindi sicuramente un risultato straordinario che porterò con me nel cuore. È una grandissima soddisfazione per me, per la nostra famiglia giallorossa, per il comune, per i nostri tifosi e per chi ha lavorato tanto in questi anni per arrivare a questo risultato. Un risultato storico, sogniamo un po', vediamo al futuro, tra qualche mese dove immagina la Santa Maria, la Polisportiva? Beh, noi adesso ci stiamo iniziando a preparare con il direttore Guariglia per cercare di trovare l'amalgama giusta tra under, che sono indispensabili in questa categoria, e qualche over, qualche ragazzo di esperienza che quindi ci dovrà dare quella esperienza e quella forza per un campionato così particolare. Speriamo, il nostro obiettivo è quello di mantenere la categoria. Ci sono squadre, come ho già ripetuto più volte, che sono molto, molto attrezzate, molto forti, con esperienze a livello anche di calcio professionistico, però il calcio si gioca 11 contro 11, quindi noi ce la giocheremo dovunque.